Ciao a tutti, oggi vediamo un altro grande classico delle chitarrate con gli amici, Ligabue. Facciamo una piccola precisazione, ora va di moda dire Ligabue sui social, sai, Ligabue non sa fare niente, Ligabue fa le canzoni con due accordi, eccetera, eccetera. Allora, se non vi piace, non suonatelo, io non è che sia un grande fan di Ligabue, però l'ho sempre suonato, non è che ora perché tutti colti, eh? Poi vabbè, non fatemi parlare, dai. Va bene così. Quindi, se non vi piace, non vedete il video, ok? Non ce lo stiamo a menare. Cominciamo con un pezzo. Vediamo un po'. Quella che non sei. Sol, Mi, Do, Sol, Rifettino, Mi, Si, settimo tasto, La, quinto tasto. Anche quando fate questi passaggi a note singole, non fate malapennata, mantenetela sempre continua, stoppando. Sviluppate questa tecnica, cercate di far suonare la nota che vi interessa e tutte le altre mute. Sol, power chord e re, power chord. Stesso discorso quando fate i power chord, eh? Non fate soltanto le due note, le due corde che vi servono, ma tutte. Cioè, se devo fare il giro di quella che non sei, Mi, Do, Sol, Re, in power chord, non faccio questo. Ma faccio sì le due corde del power chord, ma faccio suonare dentro anche le altre mute, perché dà pancia al suono. Quindi cercate di sviluppare questa cosa. Ora vabbè, ho 12 corde, però è un pochino più difficile, perché avete 12 corde da stoppare, invece che 6. Questo è un po' il pezzo, il testo l'ho un po' inventato, ma tanto poi voi li sapete, voi li vedete. Un altro grande classico, Piccola stella senza cielo. Scusate, signore. Cosa ci fai in mezzo a tutta questa gente? Sei tu che muoi, ma in fin dei conti non ti frega niente, tanti ti cercano, spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano. Vorrebbero tenerti nel loro buio, ti
strofa. Qui la fate, qui la potete fare o facendo, vabbè, si minore, il riff è si minore, fa sentire re, do diesis, re, sol, re, re con la nona, e di nuovo re, la. Vieni qui su, le altre stelle sono disposte, solo che tu a volte credi non ti basti, forse capiterà che ti si chiuderanno gli occhi ancora, o soltanto sarà una parentesi che una mezz'ora ti brucerà. Vedete voi se farla più ritmica? Sentire proprio questo cassa rullante, oppure più arpeggiata, tieniti su, le altre stelle sono disposte, solo che tu a volte che, oppure cosa ci fa. Si minore, sol, re, la, sol. Giocatevela poi voi sulla ritmica. Il ritornello mi piace farlo anche a volte, boh, quando mi gira. Faccio il si minore qui, in questa posizione qui, cioè si minore in posizione di minore, con il mignolino qui al decimo tasto della prima corda per avere il canto, la chitarra che doppia il canto. Qui faccio un sol ad con la nona aggiunta, quindi sol in posizione di mi, così prendo in questo modo e metto il mignolino qua sulla prima corda al quinto tasto. Vado a riprendere il canto, no? Uguale piccola stella senza. Qui è un re, questo qui è un re in posizione di sol, eh? Qui è barre 7, mini barre 7, e muovo il mignolo, decimo di prima, nono di prima, decimo di seconda, e niente, 7. Quindi ti brucerai, piccola stella senza. Scusate, la 9, quindi la in posizione di mi, così al quinto, con il mignolo sul settimo tasto. La seconda volta. Sol, o corda a vuoto col mignolo sul decimo tasto, oppure faccio una posizione di do così, tanto c'è il sol a vuoto che suona lo stesso. Uguale al re di prima. Sol in posizione di do. Tipo, se no ve la fate normale. Anche un po' più incazzata volendo, eh. Bom,
mescolate un po', se no. Do, Sol, Si bemolle ad 9, quindi sarebbe una posizione così di La, quindi un La maggiore, praticamente immaginatevi un La maggiore ad 9 spostato, usate queste due che sono più comode, non La re mignolo, quindi invece che fare questa posizione qui togliete il mignolo, ok? Chiaramente invece che farla così la fate con mignolo e anulare. Fa quindi parcheggiato e camminato, non so quanto, non so dove, Si bemolle ad 9, Fa. Fa ve lo fate così col barre Mi, col barre posizione Mi, col barre 1, oppure potete farci anche con questa posizione l'abbellimentino qui col mignolo su terza corda, terzo tasto. Abbellimenti vari. Vari fili che potete fare. Poi cosa c'è? Non mi ricordo più. Balliamo sul mondo. Facevo barre 7, è un Re maggiore, tenete il barre 7, mini barre 7, praticamente serve solo che schiacciate terza e seconda corda, poi il mignolo fa decimo alternato a settimo di terza, decimo di seconda e settimo di terza, poi 8 di seconda, settimo di terza, 7 di seconda, settimo di terza, 8 di seconda, settimo di terza, settimo di seconda, settimo di terza. Uguale, chiudo però su Do. Quindi o quinto di terza lo prendete o decimo di quarta, la stessa nota. Se ci fate un bel pedale, quarta corda vuoto. Cioè praticamente prendo quarta, terza e seconda. Ok, questo è l'intro tipo così.
non so come lo facciano loro, ma io lo facevo così. Chord o così. Un po' muting. Oppure sempre muting facendo sentire un po' di cicli sul 4. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Quindi re, power di re, quinto tasto di quinta corda. Siamo nella stessa. Sol, Do, quindi quinto di quinta, sesto di, scusate, terzo di sesta, terzo di quinta, quinta vuota. Questo senso della batteria potete farlo stoppando con la mano sinistra, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, con la destra. Senza battito, l'importante è che ci sia ritmo sotto, ragazzi, quindi lavorate sulla chitarra ritmica. Facciano loro, boh, sarà 20 anni che non sento sti pezzi. Poi qualcosa di morbido per la ragazza che amate. Non ce la faccio stasera, ragazzi. Viva! Mi pare forse. Posizione di Do, qui all'ottavo. Qui fa questa cosa qui col mignolo su decimo di terza corda. Non lo so, non ammazzatemi, non mi ricordo però com'è. Questa qua è per te, e anche se non è che ti volevo solo dire che era qui in fondo a me. È per te che non sai di chi sto parlando, dai. E thank you.
cantata anche con i Rivolti, eh. Cercate anche delle altre sonorità, no? Fa. Fa major 7. Mi va. Do. Mi va per Sol. La minore. Bello. La minore. Soprattutto se dovete tirarle giù al volo, orecchio sul momento. Continuate a pennare. Tanto la gente va avanti lo stesso a cantare. Poi cosa c'è? Do, re, lo prendo qua. Prendo un re con la quarta e la nona. Un po' alla Aerosmith, Pink, no? Ma che adesso non c'entra niente. Restiamo sulla tonalità di Sol. Questa non c'entra niente perché Nokia non è Heaven's Door. Perché le 12 corde che mi porta. Basta che degenero, ho messo via. Thank you.
po' di legnate, i semi quelli non si può, non è male la botta, ma purtroppo è di più, e adesso via, così che colò più facile. Il testo non lo so di questa, cantatela voi, va? Tarara. Faccio cantare il mignolo. Do con la nona. Mi fa diesis sol, mi minore. Ed eccolo qui di nuovo il re di Geoff Beck degli Aerosmith. Un po' quanto, vabbè, poi i grandi. So assolutamente l'intro, cioè gli accordi magari orecchio, ma non so proprio le parole. Prima, seconda, mi, quarta, secondo tasto. Poi fate hammer on primo su secondo su quarta corda. Quindi hammer on primo tasto su secondo e seconda corda. Qui ci abbiamo altri grandi classici. Però andiamo fuori argomento, ragazzi. Poi se ci vedremo una sera con una bella bottiglia di grappa e davanti al fuoco le facciamo tutte. Arrivederci.